alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Il programma, tratto dal format israeliano Lauf alla Million, Still Standing, creato dall'Armozza Formats, è iniziato ad andare in onda nella fascia preserale di Canale 5 Decalitro 4 maggio 2015, 4, con la conduzione di Gerry Scotti, 5. Il programma è nato come esperimento nella fascia preserale del palinsesto di Canale 5, alternandosi al game show Avanti un altro. 1, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e in sostituzione del game show The Money Drop. Andato in onda su Canale 5 Decalitro 12 dicembre 2011 all'1 giugno 2013 con la conduzione di Gerry Scotti. Il simpatico Gerry Scotti ha dato inizio al programma presentando i concorrenti della serata. Per l'occasione, hanno preso parte al game show i più grandi chef italiani e internazionali. Stiamo parlando di Eroico Scioda, Erika Liverani, Gino Sorbillo, Gloria Clama, Natale Giunta, Lorenzo Cogo, Christian Bertol, Valeria Dell'Amico, Paolo Griffa e Ciro Scamardella. Giunti al momento dell'ultima sfida, la Dell'Amico ha scelto la collega Gloria Clama, battendola e facendola cadere nella botola. Poi ha affrontato l'ultimo step, quello dei 10 passi, attorniata dai colleghi che non ha sfidato. Gli chef Liverani, Cogo, Giunta e Scamardella giocheranno, infatti, domenica prossima. La campionessa Valeria, purtroppo, non è riuscita a superare l'ultima prova. Pertanto anche per lei, che non è riuscita a dare due risposte, si è aperta la famigerata e temutissima botola. E proprio in questo frangente, Gerry Scotti ha esclamato ironicamente: è morta sul più bello, è brava, le sapeva tutte. Valeria Dell'Amico non è riuscita a portare a casa il montepremi di 170.000 euro accumulato durante il suo percorso di gioco, ma si è distinta per abilità e preparazione, riuscendo a vincere l'emozione iniziale. Non ci resta che attendere domenica prossima, per vedere come se la caveranno gli chef che ieri non hanno giocato. Nel frattempo, conosciamo meglio Valeria. L'esecutiva chef è titolare del ristorante Narciso di Marina di Carrara e ha una grande passione per la pasticceria. Dopo essersi diplomata presso l'Istituto Alberghiero di La Spezia, ha iniziato la sua lunga gavetta tra l'Italia e l'estero. Il suo grande obiettivo è la stella Michelin.